Era la sera del delitto. Roberto ammette che nonostante la separazione, i suoi rapporti con Elena erano turbolenti e supplica Chiara di assumere la sua difesa, ma lei rifiuta. Chiara partecipa alle indagini grazie a Silvia, un'ispettrice di polizia con cui segue la pista di un ragazzo ossessionato dall'amore per Elena. Nicola Gambi era stato un allievo di Elena al liceo artistico. La loro relazione aveva destato scandalo e distrutto la vita di Claudia, la fidanzata di Nicola. Silvia e Chiara irrompono nell'appartamento del ragazzo, che intanto è fuggito, e scoprono una morbosa collezione di foto e dipinti che ritraggono Elena. Questi indizi spingono Chiara ad una decisione rischiosa. Sarà lei a difendere Roberto nel processo a suo carico, malgrado ne sia ancora segretamente attratta. Per i nipoti, Chiara sta diventando la madre attenta e presente che non avevano mai avuto, anche grazie all'aiuto di Daniele, il suo assistente dello studio legale, che spesso la raggiunge da Roma per seguire il caso e starle il più vicino possibile. Per la prima volta Stella si invadisce di un coetaneo, mentre Marco soffre perché avverte nella gemella un distacco che non sa spiegarsi. I disturbi di Antonia stanno peggiorando. È convinta che Elena non sia morta, che si stia prendendo gioco di loro. A nulla serve il senso di realtà che cerca di infonderle Chiara. Antonia è preda di sensazioni fortissime in cui sente la figlia molto vicina. La sente aggirarsi in cantina, le parla e arriva persino ad avvistarla.